Il Covid continua a correre in Campania e la curva dei contagi sale, come testimoniano i dati riportati nell'ultimo bollettino dell'unità di crisi. Sono 2.185 nuovi positivi, con il rapporto tra test e tamponi che arriva al 10%. Nel report dell'unità di crisi anche 40 decessi e 848 guariti. Situazione preoccupante dunque in regione dove la variante inglese del Covid non è più un'eventualità, ma una realtà con la quale fare i conti. Circostanza questa confermata anche dal direttore sanitario dell'ospedale Cotugno di Napoli. Sicuramente anche in Campania sta incidendo, noi stiamo quindi provvedendo al sequenziamento per poter fare emergere quindi quant'è la reale incidenza di questa variante e di altre varianti in uno dei casi. È chiaro che si è osservato quindi un incremento di casi soprattutto nei giovani adulti. L'impennata dei casi sta mandando in sofferenza anche gli ospedali. Al Cotugno la situazione è già al limite. Effettivamente siamo in una situazione di attenzione chiaramente per quanto riguarda la copertura di posti letto nelle parti. Intanto prosegue la campagna vaccinale. Ad oggi sono poco meno di 60.000 le fiale somministrate agli over 80, superata quota 21.000 invece per il personale scolastico. Per De Luca risultati buoni nonostante l'accusa di sperequazione nella distribuzione dei vaccini rispetto alle altre regioni. E sempre sul fronte sanitario, la Procura di Napoli sta notificando in questi giorni diversi avvisi di garanzia alle persone indagate per la voragine che si è aperta l'8 gennaio scorso nel parcheggio dell'ospedale del Mare. I PM partenopei sono al lavoro per riscontrare eventuali responsabilità nel disastro che portò anche all'evacuazione del Covid Center.